La città capitale italiana della cultura per il 2022 è Procida. Buongiorno sindaco, mi sente? Salve, sì, tutto a posto, vi sento. Buongiorno, intanto grazie mille per aver accettato l'invito. E Ci poi mancherebbe. complimenti per tutto quello che siete riusciti a fare. Una comunità piccola, minuscola praticamente come Procida, che è riuscita a diventare capitale della cultura in Italia, paese che della cultura e del turismo fa la sua industria, il suo vanto verso tutto il mondo. E questo porterà Grazie. l'isola di Procida su tutti i giornali e tutti i telegiornali di tutto il mondo, compreso testate come il New York Times e quelle più importanti in tutto il mondo. Complimenti. Ecco, Grazie. ma ci dica, come avete fatto? Qual è stato il segreto, secondo lei, che ha portato a ottenere questo risultato? Allora, noi abbiamo cominciato, credo, innanzitutto per cercare di dare una visione al nostro paese, perché in questi anni comunque a Procida c'è stato un discreto sviluppo turistico rispetto al quale noi non volevamo procedere in modo disordinato. Quindi abbiamo cominciato il nostro percorso di avvicinamento a questo bando, a questa iniziativa, proprio con questa idea. Poi via via si è robustita l'idea nel momento in cui c'è stata anche la collaborazione di un professionista, Agostino Reitano, che ci ha dato una mano a imbastire bene il nostro progetto, nel senso che noi avevamo l'idea che dovevamo fare delle iniziative o delle direttrici, tipo la partecipazione popolare alla costruzione di questo dossier, un po' delle idee che volevamo declinare per questo piano strategico, ma poi lui ci ha dato quella forza e quella professionalità per mettere poi le nostre idee in ordine in modo tale da proporle secondo quello che è il lessico anche di determinati ambiti culturali. Quindi alla fine siamo stati molto contenti già quando eravamo nelle 10 finaliste, perché ci rendevamo conto che eravamo il comune più piccolo delle 10 e alla fine avevamo comunque già raggiunto un risultato prestigioso. Poi, seguendo anche un po' gli approfondimenti, le audizioni che hanno fatto le altre città, ci siamo resi conto che tutto sommato il nostro progetto era comunque un progetto molto competitivo anche con le altre città, perché tanti degli elementi che loro declinavano singolarmente, ciascuno ne trattava uno, noi comunque li avevamo ripresi nel nostro dossier, quindi si presentava questo abbastanza completo appunto con tante sfaccettature che gli altri avevano trattate solo in parte. Quindi ci abbiamo sicuramente sempre sperato, certo. Non avevamo idea che finalmente la Commissione e il Ministero volesse puntare su una realtà minore, però quando questo è successo abbiamo esultato ed è stata come dire, un'esplosione di gioia genuina. Si è visto infatti nel filmato del Ministero l'esplosione di gioia che veramente ha distrutto l'isola praticamente, l'ha portata incoriandoli, in tanti coriandoli di gioia la vostra esplosione di contentezza. E in effetti bisogna dire che avete fatto un gran lavoro perché comunque avete saputo trovare le parole, i termini e gli slogan giusti adatti a questo periodo, prima di tutto partendo dall'isola che non isola, quindi che non è assolutamente un handicap essere un'isola, essere piccoli, essere minuscoli, essere difficili da raggiungere, perché non è che ci sia. Questo ha molto a che fare con un concetto di reciprocità e di come ci guardano gli altri, nel senso che io mi rendo conto che nell'ottica di chi vive, in terraferma, l'isola è sempre un elemento separato dalla barriera, dal muro del mare, no? Ci sono alcuni che addirittura lo soffrono, non riescono a viaggiare sui traghetti, sugli aliscafi, proprio perché c'è una paura, una fobia, un malessere fisico. Quindi io mi rendo conto che dal punto di vista di chi è terrestre, insomma, della terraferma, ci sia un po' una valutazione dell'isola come un posto lì isolato. Però
alla fine dovete comunque considerare che Procida, così come tantissime isole d'Italia, in realtà hanno sempre trovato nel mare un elemento attraverso cui costruire delle relazioni. Questo, per esempio, lo dimostra la nostra architettura storica, che è un po' un'architettura sintesi del Mediterraneo, un'architettura che rispecchia tanti canoni dell'Oriente, diciamo del mondo bizantino, del mondo arabo. Quindi l'isola, in realtà, proprio in virtù del fatto che è limitata e non riesce a trovare sostentamento autonomo e autoreferenziale, è per necessità un posto dove abitano delle persone che per vivere vanno altrove e poi tornano sull'isola. Quindi io credo che sia anche una realtà cosmopolita, anche rispetto casomai a tanti posti della terraferma che casomai hanno meno relazioni. In virtù di questa sua fragilità, l'isola è sempre portata a essere aperta. La storia di Procida è un po' questo, un fazzoletto di terra che non poteva sopravvivere da sola. Le relazioni che i procidani hanno dovuto costruire, le hanno dovuto costruire innanzitutto per vivere. Quindi abbiamo puntato a declinare questa nostra storia, ma anche questa nostra quotidianità legata a tutte queste relazioni che noi facciamo, intratteniamo con tutto il Mediterraneo e con tutto il mondo, l'abbiamo declinata anche in ambito culturale. Quindi abbiamo parlato della cultura non isola, dell'isola che non isola, proprio per rompere un po' un pregiudizio, e in questo possiamo anche proporre una metafora di tanti pregiudizi che ciascuno ha rispetto all'altro, ma poi si deve avere l'opportunità di smontarli, perché la realtà, come spesso si verifica, è differente. In effetti il vostro successo può diventare anche un volano per tutto il resto del paese, per cercare di trovare quello spirito di collaborazione, quell'integrazione tra tutte le comunità dell'Italia, le città grandi, le città piccole, le città piccolissime, territori che a un certo punto, pur differenti, hanno comunque dei caratteri culturali e sociali che accomunano. A questo proposito, a me viene in mente l'esempio di Como e del lago di Como, che è lontano, geograficamente lontano, cosa saranno 600 chilometri, diverse ore di viaggio tra auto, treno, piuttosto che traghetto. Però in realtà, storicamente, siamo molto vicini, perché la città di Como è stata fondata anche da gente di Procida. Perché qua a fondare Como, con Giulio Cesare, sono venuti coloni vari, e molti di questi coloni venivano dai Campi Flegrei, da Miseno, da Procida e da Ischia. Quindi abbiamo un passato comune, qualcosa che ci lega e sul quale si può eventualmente magari anche costruire una collaborazione prima, quest'anno diciamo 2021, e poi anche negli anni a venire. Non siete isole voi, non siete isolati voi, non siamo lontani noi, almeno nel cervello e nello spirito. Che ne dice? Potremmo giocare su queste... Teniamo presente che oltretutto tra 2 anni è il bimillenario della morte di Plinio il Vecchio, che è morto davanti a voi, al Vesuvio, ed era ammiraglio della flotta di stanza a Capo Miseno, che è proprio di fronte a voi. Infatti negli scritti di Plinio il Vecchio lui nomina Procida e Ischia perché le vedeva tutti i giorni. Sono due punti su cui si potrebbe magari lavorare, fare leva per costruire un ponte comune e lanciare quello spirito di integrazione e di collaborazione di cui Procida può diventare il simbolo, il vessillo. Che ne dice? Io dico che stiamo trovando dei modi per declinare ancora il concetto della cultura che non isola, quindi va bene. D'altronde, quella percezione che ho avuto io in queste 2 settimane dalla proclamazione, quello che una settimana, quando è passato di preciso. Sono pochi giorni. Ho perso la concezione del tempo, insomma, perché alla fine abbiamo avuto a che fare con veramente tante testate giornalistiche, tanti reporter di tutto il mondo, perché questa immagine di una piccola isola molto colorata che ha vinto questa competizione non è stata solo di rilievo nazionale, è stato un po' di rilievo internazionale, proprio perché forse anche tante persone oltre l'Italia si immaginano il nostro paese come un paese che è fatto anche di
piccoli borghi che alla fine rappresentano un po' la cultura del Mediterraneo e una storia importante. Quindi senz'altro credo che Procida, come spesso abbiamo detto, sia un po' una metafora di quello che rappresenta tante realtà che ci sono in Italia, perché fortunatamente il bel paese è fatto di 8.000 comuni e ciascuno degli 8.000 ha delle ricchezze enormi. Quindi noi non siamo solo le grandi città d'arte, forse più note al mondo perché con una certa frequenza vengono più ospiti, ma siamo un territorio straordinario che non solo ha delle bellezze naturalistiche, ma anche storiche, culturali, lo sappiamo bene. Ecco, dovremmo essere più consapevoli che è tutto questo patrimonio che va valorizzato, e devo riconoscere che in questo caso la Commissione e il Ministero hanno voluto puntare su una piccola realtà, secondo me, che rappresenta tante altre, e penso che questo sia il modo migliore anche per approcciarci alla ripresa dopo la fine di questa emergenza coronavirus. Sì, infatti, anche secondo me il messaggio che la Commissione e il Ministero hanno voluto mandare è quello di un cambio radicale di passo nei confronti della cultura e del turismo. Non più solo le solite città d'arte e i soliti itinerari, ma anche qualcosa di più piccolo, magari anche di sconosciuto, non che Procida fosse sconosciuta, ma sicuramente non ha la notorietà sui giornali e sulle agenzie turistiche di una Firenze, di una Roma, di una Venezia. Ecco, però l'Italia, come dice lei, è fatta di altri 7.297 comuni, non soltanto quei tre che ho nominato. E tra quelli quasi 8.000 comuni ce ne sono molti che hanno un patrimonio storico, culturale e artistico che è degno di nota. Però dobbiamo imparare a lavorare insieme per valorizzarlo, presentarlo al mondo. E Procida, in effetti, può diventare quasi un marchio, un brand di cambio di passo da portare avanti, che non deve esaurirsi nel 2022. Al 31 dicembre dell'anno prossimo non deve esaurirsi la spinta di Procida, bisogna portarla avanti in modo da continuare questo sviluppo diverso. Poi, ecco, credo di sì. Parliamo dei vostri programmi per l'anno prossimo e l'avvicinamento al prossimo anno. Avete già stilato qualcosa? Allora, noi chiaramente adesso in questa fase stiamo lavorando alle infrastrutture, nel senso stiamo accelerando con dei lavori pubblici in corso, stiamo cercando di intercettare altri finanziamenti, perché l'isola si deve presentare comunque più accogliente, con delle strutture che siano al servizio anche dei tanti visitatori che verranno. Per quanto riguarda il 2022, chiaramente noi abbiamo vinto questo titolo in virtù comunque di un progetto che è stato sviluppato e che parte da un certo numero di eventi, quindi una serie di eventi sono già stati presentati alla Commissione, e questi eventi legati all'interno di un piano strategico sono quello che ci ha fatto vincere quel valore aggiunto che abbiamo avuto rispetto alle altre città. Quindi è già prevista che alla fine del mese di gennaio comincia il nostro anno da capitale. Senz'altro ci potranno essere delle modifiche al calendario, però partiamo da una base rispetto alla quale già abbiamo un'idea di quello che va proposto. Per esempio, proporremo anche nei mesi in cui ciò sarà possibile anche degli eventi a mare, perché poi Procida, da un punto di vista geografico e morfologico, è come una mano sul mare, quindi è strettamente legata, così come una mano a un oggetto, a questo elemento che è attorno all'isola. Quindi abbiamo voluto esaltarlo, questo elemento, anche proponendo degli appuntamenti culturali proprio a mare, per poterli fare fruire poi alle persone che si possono avvicinare in barca o dalla riva, possono ascoltare la musica, osservare la danza o quant'altro previsto. Molto interessante anche come immagine della mano che effettivamente si allunga verso l'ospite, italiano o straniero che sia, comunque si allunga verso l'ospite per richiamarlo e accoglierlo. Molto interessante, ha trovato un'immagine bellissima. Quindi potremmo pensare magari di fare due mani che si stringono tra Procida e, per esempio, io parlo sempre del mio territorio, Como, e organizzare anche qualche evento comune, magari sfruttando anche, facendo leva sulla tecnologia, quindi eventi digitali che
eventi che si svolgono a Procida e che vengono rilanciati in modo digitale a Como e viceversa, per farsi conoscere, per far conoscere le due realtà. Che ne dice? Sarebbe una cosa possibile? Sono prospettive molto interessanti, che alla fine noi avremo l'opportunità anche di adoperare queste tecnologie anche nel momento in cui usciremo dall'emergenza, perché adesso siamo stati costretti ad aggiornarci improvvisamente e a fare di necessità virtù, però stiamo conoscendo le grandi opportunità che ci offre questa tecnologia, quindi nel momento in cui ritorneremo alla normalità è giusto poter adoperare la tecnologia anche per l'evoluzione un po' delle nostre delle dinamiche, delle nostre interazioni. Quindi alla fine siamo ben disponibili a portare avanti il nostro programma, così come abbiamo sempre detto, in apertura, in collaborazione, così come nella storia dei nostri paesi con tutti quanti gli altri. Signor Sindaco, io la ringrazio tantissimo, faccio ancora i complimenti a lei e poi lei li trasmetta a tutte le persone che hanno fatto parte del gruppo, a tutti gli abitanti di Procida, perché alla fine hanno tutti in qualche modo fatto, chi più, chi meno, chi in un modo, chi in un altro, ma tutti hanno evidentemente collaborato, perché in una comunità così piccola un risultato del genere non lo si ottiene in una manciata di persone. Tutta la comunità deve aver lavorato. Complimenti a tutti e grazie. E buona giornata. Io vi ringrazio e vi do l'arrivederci e il benvenuto sull'isola, se avremo finalmente l'opportunità di vederci in presenza e di condividere gli spazi dopo che avremo superato questo periodo grigio, all'insegna dei colori pastello di Procida.